Lo Stipa Caproni fu un innovativo velivolo sperimentale italiano degli anni 30, che può essere considerato come uno dei precursori dei successivi aviogetti. Questo singolare aereo era frutto della mente dell'ingegnere Luigi Stipa, nato nel 1900 ad Appignano del Tronto. Stipa aveva speso molti anni a studiare matematicamente l'idea, mentre lavorava presso la divisione progetti del Ministero dell'Aeronautica italiana, e questo gli aveva permesso di determinare la massima efficienza della superficie interna del tubo di Venturi, che serve per avere la forma ottimizzata di un profilo alare. L'idea di base di Stipa fu quella di intubare il motore e l'elica all'interno di una fusoliera in un condotto rastremato del tutto simile ad un tubo di Venturi, in modo tale che il flusso d'aria spinto dall'elica e i gas di scarico del motore fossero compressi prima di fuoriuscire dal condotto di uscita dell'aeromobile. In sostanza, aveva applicato il principio di Bernoulli ai movimenti fluidi per rendere il motore del velivolo più efficiente. Inoltre, il getto d'aria, uscendo dal condotto, investiva direttamente i piani di coda e il timone. Questo largo tubo, in virtù della sua particolare conformazione e profilo, poteva essere considerato come un'ala circolare. Nacque così lo Stipa Caproni, un insolito velivolo con una sorta di larga fusoliera che racchiudeva al suo interno un motore. Per la bizzarra forma gli venne dato il nome caratteristico di ala a turbina o elica intubata, ma scherzosamente venne anche etichettato come aereo botte o aereo barile. Strutturalmente lo Stipa Caproni era una macchina molto semplice, costituita prevalentemente in legno, con la fusoliera che aveva la forma tipica di un tubo di Venturi. Le superfici interne ed esterne erano rivestite di compensato e incollate allo scheletro interno. L'ala di tipo monoplana era posizionata proprio a metà della fusoliera, di sezione sottile e rinforzata da tiranti. Il propulsore era un De Havilland Gipsy III, un motore aeronautico a quattro cilindri in linea rovesciato, raffreddato ad aria e prodotto dall'azienda britannica De Havilland Engine Company negli anni 30. Di fascia di potenza bassa, era stato ideato per motorizzare velivoli leggeri e da addestramento. Sviluppava una potenza di circa 120 cavalli. Nello Stipa Caproni venne montato su una struttura di tubi d'acciaio all'interno del tubo di Venturi e azionava un'elica bipala in legno che sporgeva appena dal bordo anteriore della fusoliera. L'equipaggio dell'aereo era disposto in tandem in due posti aperti sulla parte superiore della fusoliera. L'aereo venne completato nel 1932 negli stabilimenti Caproni di Milano Taliedo e il primo volo fu effettuato il 7 ottobre dello stesso anno ai comandi del pilota collaudatore Domenico Antonini. Il collaudatore scrisse poi che il decollo fu facile, dopo una corsa di soli 180 metri. L'aereo prese quota rapidamente, senza vibrazioni, e fu difficile portarlo fuori rotta. Questo velivolo era capace di una velocità massima di 131 km orari. Il design dell'elica intubata aveva effettivamente fatto aumentare l'efficienza del motore, come Stipa aveva calcolato, e la forma a profilo alare dell'interno del condotto stesso, che garantiva una potenza addizionale, consentiva anche una velocità di atterraggio molto bassa, appena 68 km orari. La soluzione inoltre consentiva allo Stipa Caproni di avere un migliore ratio di salita rispetto ad altri velivoli a parità di potenza e di carico alare. Il posizionamento del timone e degli equilibratori proprio a valle del flusso di scarico sul bordo d'uscita del tubo impartiva all'aeromobile migliori caratteristiche di stabilità in volo, anche se successivamente si dovette aumentare le loro dimensioni per migliorarne ulteriormente la manovrabilità. Lo Stipa Caproni dimostrò di essere notevolmente più silenzioso rispetto agli aerei convenzionali del tempo, ma l'elica intubata aumentava la resistenza aerodinamica,
riducendo così i vantaggi derivanti dalla migliorata efficienza del motore. Durante lo sviluppo e i voli che seguirono, fu deciso di carenare le ruote e aumentare le dimensioni di timone e piani di coda. L'aereo pesava circa 800 kg al decollo, aveva un'apertura alare di 14,28 metri, una lunghezza di 5,55 metri e un'altezza di 3 metri. Quando fu completato il collaudo iniziale, la Regia Aeronautica prese il controllo dell'aereo e lo trasferì a Guidonia Montecelio per una breve serie di voli ed esperimenti ulteriori, assegnandogli la matricola militare 187. Come tutti i piloti dei test riferirono, l'aereo era molto stabile in volo, tanto che era difficile operare cambiamenti di rotta. Inoltre, i piloti collaudatori furono favorevolmente sorpresi dalla velocità di atterraggio molto bassa e dalla conseguente possibilità di piste di atterraggio molto brevi. Malgrado ciò, si decise che nel complesso i vantaggi non ne giustificavano lo sviluppo. Dopo una breve serie di ulteriori collaudi, il velivolo venne accantonato e fu demolito nel 1933. Attualmente esiste una replica volante in scala in Australia.